Presidente Sebastiani, hanno destato sensazione le dichiarazioni rilasciate da Zeman questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Avrebbe detto che voi gli avreste chiesto di venire a pescare addirittura gratis. Parrebbe che noi il Cagliari volevamo Zeman gratis. Non è così, perché io non ho mai detto al mister che doveva venire a pescare gratis. Ho parlato con lui tempo fa insieme a Pavone, perché sapete tutti che il direttore aveva voglia di riportarlo a Pescara, e gli avevo detto, c'era ancora Baroni, gli avevo detto che a fine campionato sicuramente noi non avremmo continuato con l'allenatore che c'era al momento, e che quindi lui sarebbe stato possibile riportarlo a Pescara. Dopodiché abbiamo cambiato l'allenatore, Oddo ha fatto molto bene, è un giovane sul quale vogliamo continuare e non c'è altro da aggiungere, per cui poi mi sembra che Zeman non si debba assolutamente meravigliare del fatto che uno possa cambiare idea. Noi ne sappiamo qualcosa a Pescara. È finito un amore tra Zeman e il Pescara, e la Pescara Calcio soprattutto? Ma no, secondo me non si tratta, io non voglio fare nemmeno polemica, però passare da uno che vuole venire a Pescara a tutti i costi e che quindi ritiene una società affidabile, ad uno che dopo una settimana, dopo tre giorni ti dice che questa è una società che non è affidabile, e vuol dire che non ha le idee chiare neanche lui. Comunque non fa niente, chiudiamola qui la polemica, perché non è nel mio stile, non dovrei ripartire da 3 anni fa con la polemica, quindi chiudiamola qui. Però il presidente Pescara probabilmente non si aspettava queste dichiarazioni dopo quello che era accaduto 3 anni fa proprio in città con Zeman. Ma non me ne frega proprio nulla, cioè non è che non me l'aspettavo, non me ne frega proprio nulla. Così abbiamo certificato il personaggio.